Buon pomeriggio a tutti, abbiamo il piacere di darvi il benvenuto a questo convegno di aggiornamento professionale per l'Ordine degli Avvocati di Lecce, di cui desidero salutare fin da subito chi terrà al posto del Presidente dell'Avvocato Antonio De Mauro, che si scusa per un inconveniente per un evento concomitante che si svolge nell'assessorato, interverrà l'Avvocato Giovanni De Visario, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Lecce. Pratica il procedimento amministrativo, la politica.
che forse è andato degradandosi nel corso del tempo. Perché c'è la legalità effettiva, se io rispetto la norma rappresento una fattispecie legale, se non la rispetto è illegale, però c'è una cosa ancora più importante, dottoressa Rico, la legalità percepita sul territorio. Ecco, se non c'è legalità percepita sul territorio, non ci può mai essere legalità, quella che noi poi abbiamo ridotto alla legalità professata, ma non percepita. Ecco, allora perché si percepisca la legalità è necessario fare tanto, è necessario guardarci attorno, è necessario essere sinceri e ammettere che c'è uno scollamento tra pubblica istituzione e cittadino, che nasce da tante cause, ma principalmente nasce da una percezione che è comune a tanti cittadini, e quella di sentirsi molto lontani da una pubblica istituzione, da una pubblica amministrazione, e nasce già gli effetti nefasti di questa mancata percezione, nasce con un periodo che io voglio entrare in una percezione e così lavoro poco, mi vanno normalmente sopra di più. Ecco, noi dobbiamo, invece nei confronti dei giovani, noi abbiamo responsabilità nei confronti dei giovani e dobbiamo essere diretti ai giovani nelle nostre idee. Non dobbiamo, come dire, indottrinare, dobbiamo farlo. Cioè, dobbiamo mettere qualcuno dei ragazzi nelle condizioni di creare un proprio credo, una propria, di farsi la sera in modo loro. E quindi per fare questo dobbiamo anche dire la verità. E la verità è che quando si entra in un ufficio pubblico e non si riesce mai a risolvere qualcosa perché non c'è chi ha la pratica X che sta fuori sede, non c'è di ritornare, poi di ritornare c'è sempre uno scollamento maggiore. E questo allontana i cittadini e non fa percepire il senso della legalità diffusa. Allora, se noi partiamo forse da questa idea, da questo principio, forse possiamo anche in modo più obiettivo valutare che cosa? Gli effetti della anomalia. Qual è l'anomalia della produzione? Qual è lo strumento innovativo, il fischietto? Che in pratica ci dà la possibilità di, poi facciamo
condizioni di lavoro determinate dalla formazione. Quindi è qui che la legge 179 del 2017, al fine di incentivare l'adozione di tali misure, ha introdotto un'importante inversione dell'onere della prova a carico dell'amministrazione, modificando quindi l'articolo 54 bis, comma 7 del testo unico sul pubblico impiego. E la domanda che vogliamo fare, proprio in base alla sua breve introduzione, è questa: quali considerazioni le richiede scaturisca il portale di riparo attivo? Allora, diciamo che tutto è molto importante. Quello è
modificando il sistema di garanzie normative processuali e di difesa.
entrata in funzione dell'automobilista usa il fischietto per porre gli astanti già sensorialmente dinanzi alla lesione del bene pubblico avvenuta dinanzi ai suoi occhi. Uno strumento inventato, non inedito nella storia processuale, lo vedremo, ma che si declina in modalità nuova sulla scorta delle nuove esigenze che si sono poste in conseguenza della più fortemente percepita esigenza di legalità sostanziale nell'azione della pubblica amministrazione. Uno strumento la cui applicazione deve essere calibrata con particolarissima attenzione alle conseguenze disciplinari e processuali, come incontro non soltanto il segnalato, ma anche il segnalatore, come ha detto il signor prefetto, e che ad esempio ponesse una segnalazione infondata o debole sotto il profilo del supporto probatorio. Ma su questo chi mi seguirà meglio e approfondirà altri aspetti. Mi preme, in questa breve introduzione, comprendere le ragioni giuridiche ed anche le metagiuridiche che si passa in questa situazione metodologica, che hanno indotto i legislatori del 2012 nel principiare la legislazione di una figura la cui configurazione non ha mancato di sollevare dubbi applicativi, soprattutto in considerazione delle garanzie dell'accusato e dal rischio di trasformare i luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni in luoghi di sospetto e di malsana attenzione, oltre che in proprio approfittare delle tutele poste a garanzia del whistleblower possano costituire un pretesto per accuse di carte e sottolusi, anziché uno strumento di trasparenza e garanzia dell'attività della pubblica amministrazione, in conseguenza tagliata del tristemente diffuso fenomeno della corruzione, ma anche in piano. E se il sostegno all'approvazione dell'introduzione di questo nuovo strumento è stato quasi del tutto unanime, coprendo l'intero arco parlamentare della discussione in commissione e in aula, più problematica è stata la votazione degli emendamenti migliorativi, molti dei quali miravano a equilibrare le garanzie del segnalatore e quelle del segnalato. Ed è in questo particolarissimo equilibrio a riscontrarsi ancora oggi, trascorso il periodo di approdato applicativo, a quello della formazione di una casistica particolare di criticità, che poi non hanno sancito la particolare fortuna del ricorso a questo strumento. Il fine principio della norma, riconosciuto trasversalmente dal legislatore e dall'altro della dottrina, è appunto quello dell'intenzione dei promotori di individuare strumenti efficaci nella prevenzione e nel contrasto ai fenomeni corruttivi. L'antico crimine di romanissima memoria, ci troveremo, che da 2000 e passa anni affligge questa terra, senza che fiori legislatori e pluralità di sistemi giuridici che si sono succeduti abbiano avuto un risolutivo successo, cercando vanamente di scappare, a meno che non si consenta l'ennesima sbavatura metodologica, volevano prossimamente impiantare una mentalità di rigorismo etico, calvinismo giuridico in chi dell'indulgenza e dell'avidezza ha di fatto perso nell'applicazione delle norme, la nostra civiltà giuridica. E già, senza ripercorrere, sarebbe interessante farlo, ma i tempi di questa mia introduzione non lo consentono, una completa analisi storico-giuridica del corso a soggetti che con differenti modalità segnano un confronto armico, qui limiterò ad indagare gli archetti normativi che hanno contribuito a formare la moderna figura del whistleblower attraverso un'analisi dei significativi precedenti della storia del diritto, più ampiamente soffermandomi sui processi contro il crimine refundato dell'epoca classica e della postclassica, sul ruolo dei segnalatori, ovvero gli attivatori dei procedimenti delle repute, avevano rispettivamente nel processo accusatorio classico e nelle questioni sperperbe. A ben vedere, inizia già in ambito della convenzione penale del periodo classico, diciamo, la possibilità di individuare figure più tratti simili a quelli del whistleblower, per quanto essi non siano del tutto raffinibili, ma nemmeno valutabili come meno suggestioni dello storico del diritto. Pur essendo infatti il whistleblower una figura di recente configurazione, molte sue caratteristiche sono mutuate da figure già presenti nella storia processuale della giustizia romana, come ad esempio i delatores, la cui origine è addirittura risalente all'età monarchica. Dionigi del Carnasso scrive della triste storia della Vestale Oppia, sepolta nel 493 a.C., a seguito della rivelazione della verità.
tendenza iniziò a differenziarsi da quella dell'altro, ossia del soggetto estraneo al crimine, che venuto a conoscenza dello stesso lo segnalava all'organo giudicante, senza formalizzare alcuna accusa e pertanto scegliere di assumere processualmente il ruolo che ha usato. Un velo di ambiguità e di distinzione continuò a gravare sulle due figure, tanto da far affermare ancora nel IV secolo dopo Cristo il storico di Siviglia che il text da evitare della donna. Nel processo penale tardo e pubblicato, il ruolo del delatore aveva una fisionomia giuridica ben marcata e sotto il piano dell'etica pubblica non era caricato in quell'aura negativa che poi assunse nel periodo tardo imperiale. Il delatore era semplicemente colui che denunziava l'altro fatto criminoso senza aver ricevuto un danno diretto. Già Cicerone, che successivamente nelle Tabelline si scaglierà contro gli abusi dei funzionari pubblici siciliani nella gestione delle frumentazioni, aveva messo in guardia i magistrati del tempo dell'abuso di quella pratica. Si faceva per finalità politiche di rotto personale, affermando nella sua orazione in favore di Sesto Noscio Aquilino, accusato nell'80 avanti Cristo di parricidio, che personaggi molto influenti del giro del dittatore Publio Cornelio Silla avrebbero fatto ampio utilizzo delle figure dei delatori per rafforzare il sistema di potere di Silla a Roma. Cito: si minima esca costoro razio, avi destro manza e sassunt, qui tanto un modo plan, nocere composto, ali trames, qui et latrare et mordere posto, ci varia vox prendere videos, vos autem maximum de penis in neo impetu più facile più lento, ot topo, paragona gli accusatori alle loche che starnazzano senza poter cuocere e ai cani che viceversa possono abbagliare e mordere. Ed i cani hanno sentito agire in tal modo solo contro coloro che vietano il loro attacco. Quando sono la loro forma sarà verosimile. Cicerone ricorda che i delatores, che fossero poi risultati colpevoli di aver calunniato l'innocente, veniva impresso sulla fronte il marchio della palla, calunniato, meritando lo stigma sociale dell'infamia. Contro questa particolare categoria di calunniatori, infatti si arricchivano direttamente o indirettamente a spese del calunniato, venne l'epoca tanto repudiata
poteva ben valutare oppure sostenere le accuse anche delle azioni anonime senza bisogno della diffamazione. Come pertanto insegna, ha fatto questa riflessione apposta, storica apposta, lo sviluppo storico di queste figure assimilabili ad Aloysio Blok, tale particolarissima prassi deve avere particolare contrappeso e deve essere utilizzata con le massime garanzie per chi è oggetto della segnalazione, essendo di stati delicati e che verrebbero intaccati qualora si sviasse da una collaborazione vigile ispirata dal senso di civismo e non di ritorsione, o peggio ancora secondo i fini. È tuttavia fondamentale, come ha fatto il legislatore, garantire il segnalatore per quello stesso spirito di civismo, per volontà di coadiuvare lo stato della repressione di fenomeni che ne rallentano l'efficienza, da ritorsione, da comportamenti persecutori, sul luogo del lavoro, e magari addirittura la segnalazione stessa. Lo stesso animato con cui inizialmente veniva tutelato questa prova, di situazioni, elaborazioni a tali termini stranieri che potrebbero essere benissimo sostituiti da termini italiani o latini, è stato circoscritto da una sentenza della Corte di Cassazione del 2018 al solo procedimento disciplinare, decadendo allora quando viene a configurarsi l'attivabilità di una fattispecie intimidatrice che involga la cognizione penale. Concludo con un interrogativo basato sullo schiacciato senso di realtà, un dilemma da giurista che rivolgo anche al collega Belisario. Qualora un ordinamento avallasse e promuovesse, fermando nel piano disciplinare, perché grazie a Dio sul piano penale esistono ben altre garanzie, un istituto di cui abuso potrebbe trattarsi di uno strumento per reprimere prassi certamente illecite, ma con accuse false, quale interesse potrebbe avere l'ordinamento stesso nel provare la vastità, visto che se ne fa promotore? Su, un preparato sistema di legalità formale e sostanziale dovrebbe sempre prevalere una prudenza applicativa ispirata, a mio modestissimo avviso, all'ordine della società. Scusate se mi sono dilungato in questa riflessione storica, ma penso ne vale la pena. Ringrazio a tutti e cedo immediatamente la parola alla collega Rosselli. Grazie avvocato Sardello per questo approccio infatti di diritto comparato e anche diciamo di carattere storico, che ci ha consentito anche di ricostruire quella che la figura appunto dei delatori anche con riferimento al periodo dell'antica Roma. Bene, continuiamo diciamo nel vivo appunto di questo evento. Prima abbiamo analizzato come la figura appunto del Weissenbauer viene opera diciamo, all'interno dell'amministrazione che è quella della prefettura. E adesso invece cerchiamo di capire quali sono gli strumenti anche di contrasto alla corruzione nell'ambito di un altro ente, quello della provincia di Lecce. Oggi abbiamo come ospite con noi il dottor Carletto Angelo, che saluto, e allo stesso il dottor Giovanni Spada rivolgerà la domanda. A suo avviso, oltre che la disciplina di protezione del whistleblower, al fine di incentivare il ricorso a questo strumento, sarebbero opportuni ulteriori meccanismi di tutela e di difesa del segnalatore del whistleblower, oltre a quelli che sono già previsti. Grazie dell'invito, grazie per la domanda. Io a disposizione una normativa
Quindi in pratica adesso il responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza
Oltre a tutto questo, a Campione aveva anche il controllo della parte della Corte dei Conti europea. Io devo, diciamo, andare a mettere una bandierina, come qui in Salento, sulle spiagge, una bandierina blu alle scuole della nostra regione. Nel 2012 noi abbiamo avuto un controllo della Corte dei Conti europea che è andata via attestando, diciamo, una regolarità di gestione per quello che riguarda la Commissione europea e la governance del sistema, cioè la capacità di controllare i progetti, di verificare l'attuazione. Questo fa parte, come si diceva prima, di una strategia di gestione ed è quello che apprezza molto la Commissione europea in questo senso, no? Compresa l'attuazione dei controlli sulla spesa. All'epoca della sua programmazione abbiamo avuto un tasso di errore dello 0,8%. Quindi 0,8% il tasso di errore. Poi quando ci sono errori noi ci avvaliamo della Corte dei Conti e ci attiviamo per recuperare quello che è stato speso male. Per quanto riguarda le segnalazioni, quindi anche noi abbiamo il piano della prevenzione della corruzione, la figura del whistleblower è stata anche prevista in questo perché la norma ce lo chiede e l'amministrazione centrale ha predisposto una piattaforma, come diceva il dottore prima, criptata, dove il responsabile della corruzione a livello ministeriale può ricevere le segnalazioni, addirittura lui non conosce l'identità della persona perché viene codificato la persona fin quando non c'è un ordine di un giudice o di qualcuno ad autorità che ci dice cerchiamo di capire chi ha fatto questa segnalazione, se vogliamo sapere chi è questa segnalazione. Differenza del lavoro, no? Che lo faceva anche per Torres,
serena e fondata, senza allora passa la notizia senza aver pubblicare il nome del segnalato, passa il controllo della giudiziaria, perché l'amministrazione in sé non ha un potere investigativo, ha un potere di accertamento ma non investigativo. Quindi insomma, nel mondo della scuola il rischio è veramente, cioè ti devi mettere di impegno proprio per fare qualcosa per lui, no? Cioè ti vada male, perché vuol dire che se hai fatto qualcosa di male vuol dire che qualcuno che è venuto a controllare non ha visto, e dobbiamo pensare non ha visto. Cioè, alla fine mi è andato così simile, ma ci sono tante persone che lo pensano intorno, il dirigente scolastico, il direttore dei servizi amministrativi, il personale della stessa amministrazione, il collaboratore del dirigente scolastico, cioè le persone che comunque decidono con gli studi privati, tutto il progetto, eccetera, sulla selezione del personale. Proposto nei settori grandissimi, la selezione del personale, e abbiamo i creatori. E se io mi perdono, non mi nomino, il dottore Caretto, prima del professore Barba, se parla più punti, viene da me e dice aspetta, che nomina il banco da meno del dirigente scolastico. Abbiamo delle cose, le cose sono pubbliche, quindi sono pubbliche, accessibili. Adesso con il sistema anche delle piattaforme online, il candidato può andare sulla piattaforma istanzionale e verificare se la sua domanda è stata trattata, quante punti sono state date. Cioè, l'unica cosa che commettiamo sono i dati sensibili, per forza. Però cioè, devi fare veramente praticamente un impegno della scuola. E poi per tornare al discorso educativo è fondamentale questo aspetto educativo, perché poi alla fine il principio di legalità è un principio che deve caratterizzare tutti noi al di là del lavoro della professione che facciamo, e quindi iniziare da piccoli nella scuola dell'infanzia. Per questo che so anche l'introduzione recentemente per l'introduzione dell'educazione civica, ma non dal 2015, ancora prima, dal 2007, facevamo i percorsi di educazione finanziaria con la prefettura, con la Guardia di Finanza, quindi da piccoli questi bambini sono stati abituati. Adesso per esempio la cultura dell'eredità, come diceva la sua eccellenza, è legata anche all'uso degli strumenti informatici. Uno dei tre pilastri dell'educazione civica è proprio questo, l'uso consapevole degli strumenti. Quindi, insomma, la cultura è importante il fatto nella famiglia, perché se il bambino a scuola apprende una regola, ma poi ritorna nel suo ambiente familiare e questa regola non ascolta nessuno, cioè a che serve l'insegnamento della scuola? Forse potrebbe migliorare il cittadino di domani, ma proprio questo è il nostro compito, e quindi diciamo un nostro impegno su questo, a cercare di prendere la società futura, se no vediamo il futuro attuale. Grazie. Quando
appunto gestione economico-contabile dello Stato, anche come forma di prevenzione del danno erariale derivante dalla mala gestione. Allora, io parto da una un'esperienza di lavoro recentissima. Il caso ha voluto che coincidesse di un altro parlamento con questo evento. Io, vabbè, non è stato detto, le mie funzioni sono cambiate, sono state la politica. Il presidente, io sono il procuratore regionale in Basilicata, da quando sono stato promosso presidente di sezione. E mi è capitato un fascicolo che mi è stato girato da io soltanto in quel caso mi sono reso conto di avere il fascicolo, l'oggetto della segnalazione era un episodio di assenteismo. Mi sono chiesto, ma perché io come Corte dei Conti, nonostante l'articolo 54 bis, il testo originario, non posso essere io destinatario direttamente della segnalazione di danno erariale. E ho scoperto in una interlocuzione con il responsabile della prevenzione della corruzione di Roma che la Corte dei Conti, nonostante sia indicata dalla norma tra le autorità insieme ad ANAC, insieme alle amministrazioni di appartenenza, insieme all'autorità giudiziaria, al centro dell'autorità giudiziaria, come destinatario di segnalazioni di condotti illeciti, diceva, perché la Corte dei Conti, nonostante sia indicata, non è destinatario? E ho scoperto che la Corte dei Conti sì, ha la sua piattaforma criptografata, aperta per online, ma per le segnalazioni dei dipendenti interni, non di quelli esterni. Allora, mi sono anche chiesto, ma vabbè, la norma c'è, non è stata attuata sinora, e ho fatto questa volta non con questa loro, il magistrato di segnalazione alla presidenza della Corte dei Conti, per segnalare anche perché non è stato detto, ma per le amministrazioni, le autorità che non ottemperano al disposto legislativo, cioè quello di regolamentare la procedura di acquisizione e di gestione, c'è una sanzione amministrativa. Arriva fino a 50.000 euro, questo è un danno all'erario. Ovviamente i problemi sono stati esposti molto bene nell'attuazione a distanza di anni dell'articolo 54 bis, non esistevano le linee guida dell'ANAC. Adesso che esistono, sicuramente non si potrà più tollerare una situazione di inattuazione della norma. Ora, devo dire che però per quanto riguarda la Corte dei Conti, le segnalazioni di quello che è stato dalla Corte dei Conti, quindi come magistratura contabile che tutela l'erario pubblico, il problema del whistleblowing, diciamo quello che riguarda l'esterno, i dipendenti pubblici esterni, ma qualsiasi soggetto, devo dire, si presenta in maniera un po' diversa rispetto alla situazione delle amministrazioni. Perché io, la testimonianza proprio di un operatore del diritto, quando ricevo una norma, io apro un fascicolo istruttorio. C'è poco da fare, a meno che non ci sia una notizia proprio che tutto campana in aria e comunque che non risponda ad un minimo, un fumus, come si dice nel nostro linguaggio, di danno, ovviamente io faccio la archiviazione immediata. Dal 2016 abbiamo questo strumento un po' per alleggerire il carico di lavoro. Ma normalmente quando c'è una segnalazione anonima, il codice di giustizia contabile, che è il nostro codice di procedura, lo ammette, io apro un fascicolo. Quindi da questo punto di vista non c'è il pericolo che riguarda le amministrazioni, cioè che un anonimo possa passare inosservato, mentre una segnalazione con la procedura del whistleblowing no. Quindi diciamo che per la Corte dei Conti il problema si prospetta diversamente. Certamente dall'analisi che è riportata nel libro, io ho letto tutto, si legge molto bene tra l'altro, quindi
Quindi, allora, perché a questo punto il whistleblowing non attecchisce ancora? Io parto dai dati del rapporto, è generalizzato. Perché in effetti non c'è una cultura, chiamiamola così, ma io direi forse una abitudine a pensare oltre ai diritti di cittadini del 2015. È scritto in Costituzione, viene richiamato da tutte le istituzioni nazionali, internazionali, però il problema è sociale. Ed è stato ben detto qui che la cultura della legalità non è che la si inventa dall'oggi al domani, non è che la si persegue a partire da un certo punto di vista, è un percorso collettivo. Quindi qui l'importanza della scuola per quanto riguarda la normativa anticorruzione per prevenire certi atteggiamenti, perché è giusto quello che ha detto il direttore, ma insomma nella scuola hanno delle graduatorie e insomma è difficile ipotizzare il comportamento, oppure ci possono essere delle molte vie, ma la scuola è molto importante proprio nella erogazione di una formazione che darà i suoi frutti negli anni a venire, quando i ragazzi diventeranno dei cittadini che si interesseranno ai problemi della società. Per questo devo dire, tirando la conclusione di quello che ho detto, per la Corte dei Conti sì, il fatto di non avere una piattaforma crittografata, attualmente che riceve le segnalazioni degli enti esterni, io lo considero un limite, ma sono sicuro che insomma, la mia segnalazione riuscirà forse a risolvere il problema più generale, e me lo auguro, perché altrimenti ci sono anche delle pesanti conseguenze. Queste sono state scelte fatte dai vertici istituzionali che sono più in carica, perché il responsabile della prevenzione della corruzione non me l'ha fatto intendere, e che comunque sono scelte che dal momento dato sono più belle. Generale della provincia.
legge, dottor Ferretto. Entriamo appunto, diciamo, adesso abbiamo parlato appunto degli aspetti legali e dell'amministrazione. Tornando invece sul piano di quello che insegna la donna, abbiamo parlato dell'assegnamento, del whistleblowing, però adesso parliamo delle assegnatori, cioè del whistleblower, ovvero quali sono appunto le responsabilità alle quali lo stesso va in conto. E lo faremo proprio con l'avvocato Giovanni Pellizzaro, che oggi qui rappresenta anche l'ordine. Talmente semplice.
chiave che anche il contadino analfabeta del sud deve comprendere. E torniamo a quello che ho detto. Noi approviamo le norme interpretative delle norme che scrivono. È evidente che rispetto a questo complesso, che poi è lo strumento che dovrebbe funzionare la pubblica amministrazione e l'approccio dei cittadini alla pubblica amministrazione, noi siamo nei quali. Noi siamo uno dei paesi nei quali la corruzione è più diffusa. Circa 20 anni fa, anche questo l'ha detto, che poi l'ha dichiarato un ex ministro della prima Repubblica, l'onorevole Gattoni, quindi non so, si può valutare e interpretare, ma ha riconosciuto che la scelta italiana, anche di entrare nell'euro, non perché la moneta poteva risolvere il problema della corruzione, fu dettata da una scelta condivisa ai massimi vertici per l'incapacità che lo Stato aveva ormai al suo interno di fermare la corruzione. Quindi soltanto l'intervento dall'esterno di norme, delle regole comunitarie che ci vincolavano poteva aiutarci. Questo sapete cosa significava, detto e conosciuto, che siamo stati costretti come Stato a rinunciare a un effetto di sovranità nazionale per combattere. Questo è gravissimo, perché immaginate in che situazione oggi abbiamo degli strumenti regolari, quelli del quale abbiamo discutere, che sono utilissimi. Il problema è che noi abbiamo in Italia avuto sempre leggi che potevano essere utilissime, il problema è che potremmo utilizzare reddito di cittadinanza, procura delle repubbliche in passato, bonus, per le case. Yeah.
trasformare in una sorta di invito alla relazione. Perché? No, io sono sicurissimo che faccio riferimento un po' di assente alla vicenda. Io sono sicurissimo che arriveranno sulla legge da migliaia di segnalazioni, perché quello mi sta su quel posto, quello mi ha nominato, mi ha giudicato, mi ha giudicato, mi ha parlato, non lo deve pagare. Cioè, per tutta una serie di piccole vendette personali che sono quotidiane addirittura il diritto penale. Io vi faccio un esempio che può sembrare scandaloso, uno dei reati peggiori, i reati di maltrattamento sulle donne. Ormai anche i magistrati hanno usato che almeno il 20% di quelle non segnalazioni, denunce legate a separazione o a rotture sono false. Perché? Allora, il segnalatore cosa rischia? Il segnalatore rischia grosso, perché da un punto di vista disciplinare, se la segnalazione viene fatta con motivi personali, ha qualche fondata, sarà sotto procedimento disciplinare, perché infatti io mi sono detto, non è legge, non è legge, tu non usi lo strumento della legge finalizzata a garantire l'integrità della pubblica amministrazione, perché la scarpa, lo fa dirigente. Confermare la condanna di un segnalatore perché ci aveva fatto.
l'accesso pubblico al sistema informatico, l'ho detto prima, la conduzione invece delle conversazioni e comunicazioni delle donne. Quindi il signor senatore, che è il soggetto incaricato, tra virgolette, di svolgere una funzione, questo è fondamentale nella lotta alla corruzione, nella lotta ai reati per il buon funzionamento dell'amministrazione, deve essere consapevole che se non è una precisione e una limpidezza e trasparenza sul piano legale, su quel corpo che è via, si può trovare in mare di guai. Grazie, grazie a voi. Generalizzato, dove chiunque, con un proprio motivo, può accedere.
necessità di formare tutti, necessità attraverso le testimonianze dirette di massima autorità di ciò che accade in questa situazione, soprattutto dopo due anni di fuoco, dopo due anni in cui l'amministrazione ha costruito un anno. Tale sono stati degli esempi, noi abbiamo avuto problemi anche a livello di logistica, per essere in contatto a scuola, quindi non li fare parte. Tutto l'assetto della relazione e dell'istituzione, per cui sono stati molto difficili, che hanno fatto vedere poche amministrazioni che sono da qui la necessità di evidenziare questo strumento. Lo strumento che come hanno giustamente le varie voci fatto vedere ha delle grandi peculiarità. Certo, il legislatore, che la parte a cui il dottor Gareto faceva riferimento, al momento critico dello studio della norma, il legislatore ha già perfetto, è opportuno porre un'eventuale azione di conoscenza, non è opportuno, certo, perché naturalmente non deve essere, stiamo detto, di cittadinanza, deve essere una struttura che viene utilizzata per tutti i ragionamenti detto l'avvocato. L'attenzione è volta verso la base della nazione, questa attenzione è volta verso il bene pubblico, verso il bene di cui noi siamo possessori, ci troviamo con l'amministrazione, una sede importante, anche se in un percorso, un processo di procedimento, quel procedimento deve essere seguito, perché deve portare al bene comune. Io penso al bene, giustamente dirigente, che è legato alla possibilità di centinaia e centinaia di docenti di poter avere riconosciuto dall'altro, non condivise
descrivere i fattori personali, faccio pensare i vostri